grazie infinite per la vostra presenza, un benvenuto particolare alla Presidente, un onore averla qua questa sera, anche se posso dire che è di casa, è un gran piacere di servire così per noi. Grazie al professor Weiland, a Nunzio Barbero, grazie all'avvocato Casalini e al professor Zevi. Abbiamo il piacere di incontrarci e poter parlare della quello che sarà il futuro dell'iniziativa che tre anni fa ci ha visto tutti concordi con questa volontà della Regione di investire sul nostro territorio con una politica illuminata con riferimento alla volontà di far credere con degli attrattori culturali forti la possibilità di dare modo di mostrare il nostro territorio, la nostra città, una città che ha acquisito grazie a questa iniziativa, ha portato 100.000 visitatori in due anni, avremo a febbraio la terza mostra legata alla biografia di Chegghi, una FIL come città d'arte, una scoperta da tanti, da molti che non avevano conoscenza dei nostri monumenti, dei nostri musei, della storia della tradizione di Vercelli. Ebbene, la Regione e la Fondazione Guggenheim hanno creduto fortemente tre anni fa e grazie all'impegno e alla professionalità della Fondazione, grazie alla volontà della Regione, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, nulla si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata questa grande collaborazione e questa unità di intenti nel raggiungere un obiettivo. Abbiamo la fortuna di poter dire che l'obiettivo e quindi che un meccanismo virtuoso si è messo in moto per la nostra città, per il nostro territorio, con una risposta e dei riscontri di assoluta segno positivo. Quindi la volontà di continuare, come era stato sin dall'inizio nella mente della Presidente, presso non un'iniziativa spot, non un'iniziativa fino a se stessa, ma un'iniziativa che grazie a quel protocollo che articolato su tre anni, su una durata, sul lungo periodo, un qualche cosa di istituzionale, un qualche cosa di costituito in forma permanente, dava maggiori possibilità di risultati. E così oggi poter parlare di un secondo triennio è la ragione per la quale noi tutti questa sera siamo qui con questa grande volontà di continuare un'iniziativa che indubbiamente è stata un momento di svolta per la città di Vercelli. Mi ricordo l'avvocato Casalini che disse: parleremo del prima di Guggenheim, del dopo Guggenheim, cioè, quando non c'era Guggenheim, da quando è venuto Guggenheim. Mi colpì molto questa frase perché solo gli eventi eccezionali possono poi essere presi al momento di partenza o di differenza da quello che era stato. Questo ha mosso indubbiamente grandi professionalità della nostra città. L'opera dell'assessore Fossale è stata straordinaria, l'opera dell'assessore Oliva che ha condiviso con noi questa attività, tutti coloro che stasera vedo molti che si sono adoperati perché questa iniziativa funzionasse, dal restauro di Arca, già a febbraio potremo vedere anche quella che è l'altra iniziativa, cioè il valore aggiunto e il recupero di quella straordinaria chiesa gotica e il recupero di parte di quegli affreschi che saranno un'ulteriore mostra nella mostra e quindi stimolo per continuare in quell'opera con la possibilità di recuperare San Marco nella sua totalità, ma soprattutto quella di continuare con questa possibilità di un triennio legandoci sempre più alla Fondazione di Venezia e anche al Museo di New York. Quindi un grazie veramente alla Presidente per la sua volontà e il nostro sentimento di riconoscenza per questo si è potuto fare grazie a questa forte volontà. Quindi credo che possiamo lasciare alla Presidente. Grazie parecchi di voi, almeno quelli che, ma penso che per due anni e mezzo fa, tre anni, fossero molti di voi fossero già presenti,
chiesero subito e poi cosa succede dopo i 3 anni, no? E la risposta fu dopo 3 anni, se come pensiamo sarà andata bene, ci saranno probabilmente altri 3 anni. Ovviamente tutti attendevamo di vedere anche se questo connubio Arca, Guggenheim, Vercelli avrebbe dato i risultati che ci attendevamo. Credo che si possa dire sicuramente che li ha dati. È stato uno start impressionante, già dalla prima mostra mi pare 60.000, quasi 60.000 visitatori. Anche mi pare si possa dire che si è molto ben coniugato con l'Arca, che nel frattempo è andata sviluppandosi, San Marco si è andato sviluppando in modo anche superiore alle previsioni in operazione di restauro, e quindi ha contribuito sicuramente col fascino del contenitore a valorizzare le mostre molto belle e a creare un evento, perché si è anche scoperto un contenitore per l'arte contemporanea in generale, per le mostre di valore assoluto, che merita di stare alla pari con altri grandi contenitori come Rivoli, come la sede della Fondazione Guggenheim a Venezia, insomma come una serie di luoghi come il Museo Guggenheim. Sono cose diverse perché alcune sono contenitori antichi, restaurati e resi adatti all'esposizione, altri sono contenitori contemporanei, però sempre di più le due cose sono importanti. Qui il connubio si è fatto molto bene e anche la seconda mostra è andata molto bene, altre iniziative tra una mostra e l'altra, come quella che recentemente abbiamo inaugurato di fotografie, sono andate anche molto bene, e credo quindi che abbiamo cominciato a realizzare uno degli obiettivi che noi avevamo, che era quello di creare delle zone attrattive per l'arte, in altri casi lo spettacolo, la cultura in generale, nelle nostre principali città piemontesi, aiutandole in un processo di crescita culturale, di crescita con eventi culturali importanti, che faccia sì che il Piemonte sia una rete di luoghi attrattivi per l'arte, la musica, la cultura, a seconda lo spettacolo, a seconda dei casi. Mi pare che i risultati siano stati positivi, si è discusso con la fondazione, naturalmente con il comune e con la da un lato con la Fondazione Guggenheim, dall'altra con la Fondazione della Cassa di Risparmio, che è l'altro partner dell'avventura, e abbiamo concordato che abbiamo gli accordi per un nuovo triennio, che vedrà di nuovo l'apporto con la Fondazione Guggenheim, ma anche con il Solomon Guggenheim di New York, credo sarà altrettanto, proporrà mostre altrettanto interessanti di quelle che abbiamo avuto modo di vedere, avremo modo di vedere a febbraio, poiché le mostre sono come più o meno, insomma, all'inizio dell'anno, quindi la prossima, che è la terza della serie, sarà a febbraio 2010, il nuovo triennio, che sarà 2011, 2012, 2013,
finanziariamente parlando, diciamo, per i nostri problemi di bilancio, è però un 2010-2011-2012. Quindi noi nel 2010 saremo in grado di, avendo il bilancio triennale che va fino al 2012, saremo in grado di fare il nuovo accordo triennale, prendendo degli impegni anche formali. Però ovviamente la prospettiva va fatta per tempo, per sapere se la disponibilità c'è di tutti i partner, in particolare della Fondazione Guggenheim, e poi ce lo diranno loro, ma credo siano stati contenti di questa esperienza e quindi ci hanno detto che sono disponibili ad andare avanti. Noi lo siamo, il Comune lo è, la Fondazione segue, anzi segue e precede con entusiasmo, mi pare, poi ce lo diranno.